Un'altra novità di Volvo è il motore D11 tarato alla potenza di 725 cavalli. Andiamo a provarlo su questo Atlantis 55. Volvo Penta non ha semplicemente aumentato la potenza del suo motore D11 di 25 cavalli, ma lo ha reso molto più ecocompatibile. Nel presentare questo entrobordo diesel hanno detto di aver migliorato anche la coppia. Sarà vero? Di solito per provare un'imbarcazione e un motore accelero in maniera molto graduale, ma per vedere se hanno davvero fatto un buon lavoro anche con la coppia, diamo il gas tutto in un attimo. Così. Questa barca è lunga quasi 17 metri e in assetto di navigazione pesa 21 tonnellate. Eppure, con due motori da 725 cavalli, ha uno scatto incredibile. Già, ma che velocità raggiunge? 41 nodi. Quando il sistema IPS venne presentato, il mercato era in forte crescita e gli armatori non badavano troppo alle spese e nemmeno ai costi di esercizio dell'imbarcazione. Questo sistema ne parlavano soprattutto i giornalisti e i tecnici che lo avevano progettato e costruito. Oggi che il costo del carburante è aumentato in quasi tutte le zone del mondo, diventa ancora più importante invece stare attenti ai consumi. Ed è qui la forza di questo sistema di propulsione della Volvo Penta. Ad esempio, su questo scafo, l'Atlantis 55, si naviga da 20 a 34 nodi con un consumo che varia da 5,3 a 6 litri per miglio. Pensate che Volvo Penta ha calcolato che complessivamente tutti i sistemi IPS sinora venduti hanno permesso di risparmiare in totale 100 milioni di litri di carburante rispetto a un'equivalente propulsione in linea d'asse. Questo credo che sia l'aspetto più importante di questo sistema di propulsione. Abbiamo visto come la storia di Volvo Penta sia stata influenzata dalle idee e dall'innovazione. Sarà così anche per il futuro, soprattutto grazie a questi nuovi sistemi che aumentano il comfort e la facilità di guida dell'imbarcazione.